Buona giornata e buona salute a tutti, ben ritrovati. In regia ci seguono sempre a distanza Francesco De Angelis e Giovanni Paolillo. Noi osserviamo anche noi la distanza, ma a non farlo invece sembra che siano in tanti che scendono in strada per passeggiare o prendono l'auto, sfrecciano in scooter senza un motivo strettamente necessario riconosciuto dagli organi di polizia. Ma a proposito, i controlli non è che siano così puntuali. Comunque sono state 26.000 le denunce negli ultimi 6 giorni in Italia. Ricordiamo che è previsto l'arresto fino a 3 mesi, una sanzione di 206 euro ed in Campania la quarantena obbligatoria è stabilita in una ordinanza del governatore De Luca. Ma al di là del reato e l'irresponsabilità di queste persone, perché rischiano, ci fanno rischiare ed allungano i tempi della quarantena di noi tutti. Ma veniamo ad oggi e restiamo sul tema dei virus che transitano, come abbiamo visto, con un salto di specie da animali ad umani, come il Covid-19, e che viaggiano ed impestano i continenti con il cambiamento climatico, lo smog e le abitudini globalistiche di noi umani. Ed il virus oggi sotto il nostro obiettivo è il Rift Valley Fever, la febbre della Valle del Rift, secondo l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, uno degli agenti patogeni più pericolosi per la salute pubblica, sia per il potenziale epidemico, sia perché contro di questi non esistono cure, proprio come ci sta accadendo con il coronavirus Covid-19. Virus che viaggiano in compagnia del climate change, il cambiamento climatico, il calore interno del pianeta, l'irradiazione solare, l'effetto serra e le variazioni delle correnti marine. Uno degli effetti del cambiamento climatico è la diffusione e l'aumento di virus che prima erano circoscritti all'Africa. Abbiamo già parlato, ricordate, di Zika, di dengue, di chikungunya, virus legati alla puntura della zanzara, ma ne parleremo ancora presto. Ora il Ministero della Salute apre i riflettori sui suoi avvertimenti anche sulla Rift Valley Fever, la febbre della Valle del Rift, una grande fossa tettonica nell'Africa orientale, in Etiopia, perché in quest'area esiste endemicamente una malattia infettiva dei ruminanti che si trasmette anche agli umani, quindi una malattia zoonotica, dalla quale dobbiamo guardarci perché uno dei vettori di questa malattia è la zanzara Aedes o Culex, zanzare che circolano anche nelle nostre stanze, nelle nostre case, che potrebbero essere reduci proprio da quelle aree. E quindi tutto riconduce al cambiamento climatico e alla migrazione di queste zanzare infette. Ma in Africa, prima di arrivare qui, in quali animali circola? E perché dobbiamo guardarci anche noi europei ed italiani? Risentiamo insieme Dario Santimone, medico veterinario, specialista in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria. Allora, la malattia della Valle del Rift è una malattia virale, una zoonosi, quindi diciamo dagli animali può passare all'uomo, quindi è di particolare importanza. È sostenuta da un arbovirus, quindi un virus trasmesso da artropodi, da insetti, in particolare, come ha detto il dottore, da vettori zanzare quali Aedes, Culex, Anopheles e Mansonia. Abbiamo detto quindi un flebovirus appartenente alla famiglia delle buniaviridae. Colpisce molte specie animali, riguarda infatti bovini, ovini, caprini, bufali, ruminanti selvatici, camelidi, asini, cavalli, ma anche primati e gazzelle. Quindi diciamo il range, lo spettro d'ospite è molto ampio ed è per questo che appunto dobbiamo prestare particolare attenzione. E non per ultimo riguarda anche l'uomo, come ho già detto, quindi essendo una zoonosi riguarda anche noi in prima persona. Ecco, noi umani quali effetti poi abbiamo? Che cosa provoca in noi umani questa febbre? Allora, diciamo nell'uomo possiamo avere varie forme. La più comune è quella della una banale febbre autolimitante. Inizia con un'ipertermia severa fino a 39,5 gradi, poi va a mano scemando nel corso dei giorni con febbre
con sintomi tipici dell'influenza, quindi dolori articolari, cefalee, nausea, poi si risolve. Nei casi più gravi possiamo avere dei problemi oculari, quindi maculopatie, oppure lesioni della retina, addirittura può portare alla cecità e addirittura nell'1% dei casi, conseguenti a meningoencefaliti, anche alla morte del soggetto. Ecco, come si cura negli animali e negli umani? Allora, bisogna fare una premessa. Per quanto riguarda questa malattia virale in particolare, purtroppo non esiste una terapia specifica. Vi è una terapia di supporto, terapia di supporto che appunto tende a limitare i danni secondari della malattia. Cioè antipiretici, antinfluenzali. Esattamente, antidolorifici, antinfluenzali. Per quanto riguarda gli animali, il discorso è uguale, non cambia. Esiste attualmente un vaccino per animali che però non è sicuro per l'uomo e quindi siamo ancora in fase sperimentale per cercare di superare questo problema, queste difficoltà. Ecco, qui vediamo uno dei vettori, l'Aedes aegypti, zanzara che viene anche da noi, insomma. Esattamente. Sempre per il famoso cambiamento climatico. Questa è la zanzara tigre. Esattamente. Diciamo questo cambiamento climatico che porta insetti, è vero, anche da noi. Come ha detto il dottore, giustamente l'innalzamento delle temperature, il global warming, che cosa sta determinando? Uno spostamento della finestra stagionale di trasmissione dei virus, ma anche la capacità vettoriale dei vettori stessi. Vuol dire che, mi spiego meglio, dalle aree più meridionali si stanno spostando nelle aree più settentrionali e quindi c'è un pericolo, un rischio anche per noi che ci troviamo appunto nella parte meridionale dell'Europa. Sì, ecco, l'epidemiologia, qual è il ruolo di voi veterinari? Perché voi svolgete un ruolo, io lo dico sempre, insomma, ormai sono 3 anni che facciamo quotidiano medicina, più di 3 anni, e i medici veterinari hanno il loro ruolo importantissimo. Che cosa fate voi? Allora, noi medici veterinari siamo in prima linea, cioè cosa vuol dire? Per quanto riguarda la sanità animale, per quanto riguarda la sicurezza alimentare, il benessere e la salute degli animali stessi, compete esclusivamente al medico veterinario, quindi siamo noi che dobbiamo garantire in primis il benessere e la salute dell'animale e di conseguenza anche la sanità pubblica. E come abbiamo sentito, sono quindi anche gli animali ad essere infettati, bovini, caprini, ma anche animali circensi, cioè utilizzati nei circhi, e animali selvatici come pipistrelli e pangolini che i cinesi catturavano e vendevano sistematicamente ai mercati aperti, perché il governo poi di Pechino ne ha vietato la cattura, appunto, e la vendita. Ma come si può fare prevenzione? Sentiamo ancora Santimone. Per quanto riguarda la questione del traffico di carni, le importazioni, diciamo che in Italia siamo molto tutelati su questo, vige una severa legislazione, gli uffici veterinari, i posti di ispezione frontaliera, gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari vigilano tutti i giorni affinché si evitino queste situazioni, però non posso escludere sinceramente che trattandosi di virus che abbiamo detto all'inizio colpiscono anche animali selvatici, una importazione di un traffico illecito di animali selvatici possa interessare anche l'Europa. Sappiamo che il mercato illecito degli animali è al terzo posto dopo quello della droga e delle armi, quindi non è da sottovalutare. Per esempio, che animale selvatico? Ad esempio, come ho detto all'inizio, il cammello, la gazzella, anche il rinoceronte sono specie suscettibili. Addirittura si è visto anche il leone, però il leone sembra essere l'unica specie che sviluppa anticorpi verso questa malattia. Diciamo traffico illegale per uso circense. Per uso circense, nel 90% dei casi. Nei circhi, dove ci sono questi animali esotici. Circhi, parchi, anche se devo fare una giusta considerazione, anche lì vi sono dei controlli da parte dei colleghi che appunto... No, io parlavo anche di carni bovine o caprine o ovine che magari non arrivano direttamente in Italia, perché qui c'è un controllo effettivamente veramente spietato da parte dei medici veterinari, però attraverso paesi terzi. Paesi terzi, ad esempio, Albania, paesi dell'est, esatto. Qui c'è possibilità, però le ripeto, è di competenza dell'Unione Europea, attraverso i suoi uffici scientifici veterinari, il controllo, quindi io ho fiducia nel senso del... però non possiamo escluderlo a priori, appunto per la questione del trasferimento di questi vettori anche nelle nostre zone. Sì. Per quanto riguarda questa malattia nello specifico, però io le dico che vale anche il discorso per altre patologie, perché questi vettori che ho nominato all'inizio sono portatori di malattie
più gravi, anche più famose, se tristemente note, ad esempio Blue Tongue, sì. Smallenberg virus, dengue, febbre emorragica. Quindi diciamo, questo che dico di prevenzione vale per anche altre patologie. Che cosa possiamo fare? Soprattutto chi viaggia deve adottare tutte quelle buone norme di protezione individuale, specialmente se va in aree rurali, quindi non segue il canale convenzionale turistico, ma si sposta in aree meno convenzionali, quindi indossare abiti chiari, maniche lunghe, pantaloni lunghi, piuttosto che utilizzare dei repellenti sul corpo e sugli indumenti, soggiornare in luoghi dove vi è aria condizionata o quantomeno, se in questa manca, finestre protette da zanzariere. Diciamo che ho letto che il turista rischia in fondo non tanto, perché frequenta proprio quelle città, insomma, dove c'è... Però, non le zone rurali, però può capitare. Possiamo considerare che c'è una parte, diciamo, di turista stravagante, se così vi fa passare il termine, che potrebbe frequentare quelle aree di cui ho detto, a ridosso di insediamenti rurali. Dobbiamo sapere che lì quelle zone non hanno non vige un regolamento sanitario così severo come abbiamo noi, quindi diciamo le popolazioni spesso si mischiano promiscuamente a più specie animali. Bene, il cambiamento climatico non produce solo le condizioni ambientali adatte per la trasmigrazione delle zanzare e dei virus dall'Africa fino al sud Europa e quindi al nostro territorio. Il cambio di clima è anche altro. Uno studio pubblicato da Nature Climate Change rivela che in Europa nei prossimi anni ci sarà una vera e propria invasione di ambrosia, una pianta fortemente allergenica originaria degli Stati Uniti, già presente anche da noi, soprattutto a nord. Lo afferma uno studio pubblicato da Nature Climate Change, secondo cui la concentrazione in atmosfera dei polline potrebbe quadruplicare da qui al 2050 per effetto proprio dei cambiamenti climatici, con forti aumenti anche in Italia. I ricercatori del Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement CNRS francese hanno utilizzato dei modelli matematici che tengono conto della dispersione dei polline e della variazione nella quantità prodotta da una singola pianta, mettendo in relazione queste caratteristiche con le proiezioni sui cambiamenti climatici. Ed il risultato è stata una estensione dell'area interessata dalla ambrosia verso il nord, centro Europa, fino ad arrivare alla Gran Bretagna, dove ora è trascurabile, mentre le zone già colpite, pianura padana compresa, vedranno un aumento delle concentrazioni in atmosfera che potrà arrivare anche a 4 volte in più. Circa un terzo di questo aumento è dovuto alla dispersione naturale dei semi ed è indipendente dai cambiamenti climatici. Il resto è imputabile ai cambiamenti del clima e all'utilizzo dei terreni che estenderanno l'habitat della pianta verso nord ed est Europa ed aumenteranno la produzione di polline nelle aree dove è già presente a causa della CO2. Ed il cambiamento climatico, il clima pazzo e anche viatico di insetti alieni e con essi punture e rischio di reazioni allergiche. Infatti insetti sconosciuti, vespe aliene, provengono dalla Cina e dal Medio Oriente. Abbiamo incontri sempre più frequenti anche in Italia a causa del clima pazzo e delle temperature elevate anche fuori stagione, che rappresentano un pericolo. I nuovi insetti infatti aumentano i rischi di allergie e reazioni anche gravi. A mettere in luce il fenomeno sono gli esperti della Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica. E così nel nostro paese si sta ad esempio registrando l'arrivo di vespe migranti originari della Cina o paesi medio orientali, ma che ora trovano anche in Italia l'ambiente giusto per proliferare e anche per pungere. Ogni anno sono 5 milioni di italiani punti da un'ape, una vespa o un calabrone, circa 400.000 i casi di reazione allergica o shock anafilattico da puntura d'insetto. Gli imenotteri stranieri, avvertono gli allergologi, accrescono i rischi perché con l'incremento delle popolazioni di insetti non solo aumenta la probabilità di essere punti, ma soprattutto cresce il pericolo di sensibilizzazione a nuove specie velenifere che potrebbero anche dare reazioni crociate con le autoctone. Tuttora si contano circa 50 decessi l'anno da puntura d'insetto, ma i casi fatali potrebbero aumentare proprio per colpa degli insetti migranti.
La cura, affermano gli esperti, è però possibile almeno nei confronti delle specie note e passa da una terapia semplice come la vaccinazione ed il vaccino per il veleno degli imenotteri, che è efficace nel proteggere il 97% degli allergici, ma ad oggi soltanto un paziente su 7 lo sa e lo sceglie. L'aumento della temperatura ha dunque, come vediamo, come abbiamo letto, effetti su diverse specie. La vespa orientalis, per esempio, originaria del sud-est europeo e del Medio Oriente e presente soprattutto in Sicilia, sta risalendo la penisola perché trova un habitat proficuo. Peraltro, le temperature più elevate possono anche modificare il comportamento degli animali e così i nidi di vespa si stanno ingrossando e possono diventare perenni anziché annuali. Ed il climate change, il cambio di clima, lo diciamo spesso, può significare ancora altro, ad esempio una nuova glaciazione o al contrario lo scioglimento dei ghiacci e delle calotte polari a partire dalla fine del 2030. Ricordiamo tutti il film The Day After Tomorrow, l'alba del giorno dopo, il film di Roland Emmerich che descrive l'inizio di una nuova glaciazione a causa del riscaldamento climatico con bufere ed onde gigantesche che sommergono tutto l'emisfero settentrionale. Secondo due studi pubblicati su Nature, l'evento, ricostruito con effetti speciali per il cinema, potrebbe avverarsi sul serio nel film di Emmerich con inondazioni e poi con glaciazione. Il sistema di correnti oceaniche nell'Atlantico si sarebbe indebolito del 15% negli ultimi 1600 anni. Ancora più complicata e disastrosa è la situazione dell'Antartide e dell'Artide. Per esempio, secondo un report a cui hanno partecipato oltre 90 scienziati, il ghiaccio marino dell'Artico nel marzo dello scorso 2017 sarebbe stato il più sottile mai registrato in quel mese, da quando i satelliti hanno iniziato a monitorarlo ben 38 anni fa. E la perdita di ghiaccio, oltre a contribuire all'aumento del livello del mare, ridurrebbe di conseguenza la capacità di riflettere la radiazione solare nello spazio, aumentandone invece l'assorbimento e contribuendo ancora di più al riscaldamento globale. Bene, andiamo verso le conclusioni e come sapete vi anticipo sempre quello che vedrete il giorno dopo, domani, giovedì 2 aprile, prima dalle 8 come sapete la news, quotidiano Medicina News, in un minuto e mezzo la notizia del giorno, subito dopo il focus con l'autismo, perché domani 2 aprile è The World Autism Awareness Day, la giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, istituita dall'ONU nel 2007 per richiamare l'attenzione di tutti sullo spettro autistico, per migliorare la qualità delle persone che ne sono portatrici e delle loro famiglie e per sostenere la ricerca. Secondo gli ultimi dati, a presentare un disturbo dello spettro autistico è un bambino su 77 in Italia, dell'età fra i 7 e i 9 anni, con una prevalenza maggiore nei maschi. I maschi sono colpiti 4,4 in più rispetto alle femmine. E Quotidiana Medicina è da sempre in prima linea su questi argomenti e domani per noi è un'occasione propizia per rivivere insieme con voi alcuni passaggi di un'intervista con Antonella Infante e Luciana Guerriero, due psicologhe e psicoterapeute del Centro IRFI del Gruppo Forte, sul ABA, il metodo oggi giudicato il più efficace sui bambini con spettro autistico. Ma lo vedremo insieme domani. Per ora mi limito a ringraziare i miei due registi, Francesco De Angelis e Giovanni Paolillo, a ringraziare voi sempre perché ci seguite con attenzione. E ci vediamo domani. Linea alla rete.